inserire in quelle norme che impedivano il compimento della dittatura un requisito in più, cioè la sovranità. Era reato cederla, era reato modificare la Costituzione in questo modo, eccetera, eccetera, se compiuto però con violenza. Quindi quell'inserimento di un comportamento effettivo in più per la commissione del reato. In realtà però non li hanno cambiati tutti, io sono tra quelli che non solo denuncia, ma dico che questi reati sono palesi, attuali, non sono dubitativi, la magistratura dovrebbe fermarli, addirittura arrestandoli, perché ci sono gli estremi per misure cautelari, perché questa rubrica del codice penale comunque non è stata toccata interamente. Ad esempio l'articolo 243 del codice penale è perfetto per distruggere il vincolo esterno e condannare all'ergastolo chi ha ceduto sovranità nazionale, perché punisce anche gli accordi. Quindi atti di intelligenza non sono soltanto gli accordi occulti, ma anche quelli palesi, diretti a compiere atti ostili contro la personalità dello Stato, popolo, territorio, sovranità. Se tocco la sovranità, compio un atto ostile contro la personalità dello Stato. In più c'è il 287, usurpazione del potere politico, che è pacifico, Cassazione certificato 8878 la causa di Besostri, grave alterazione dei principi di rappresentatività democratica in una sentenza, violazione dell'articolo 1 e questi riformano la Costituzione, con purtroppo un assist della Corte Costituzionale, che è l'unica cosa che mi differenzia da Besostri, sono meno gentile verso la Corte, perché la Corte si sarebbe resa colpevole di concorso in usurpazione del potere politico se non avesse l'immunità. Perché quella sentenza della Corte, quel paragrafo 7, grida vendetta, hanno scritto delle autentiche sciocchezze giuridiche per far sì che il Presidente della Repubblica non fosse obbligato a sciogliere le Camere. Quando tu dici che il Parlamento è organo indifettibile dello Stato, dici la verità, ma non ricordi che le Camere...